In diretta da Casa Sanremo, nello spazio targato Book Sprint Edizioni, siamo qui con uno dei nostri autori. Do il benvenuto ad Alessandro Piras. Ciao, grazie. Benvenuto. Allora, autore di Il canile di Albert, un horror. Sì. Come nasce Alessandro Piras, scrittore, e come mai il genere horror? Alessandro Piras, scrittore, nasce circa 10 anni fa. Inizia con le rime. Il primo intento era quello di fare il rap. Però piano piano mi sono buttato, diciamo, su storie che comunque ritenevo ugualmente interessanti alle rime. E poi perché che cosa horror? Perché in quel momento lì mi suscitava parecchio il fatto di scrivere di questo genere. È un genere che prediligi? Ti piace guardarlo, leggerlo? O è non, capitato così? Esatto, non particolare, non in modo particolare. È capitato così, in quel momento mi stimolava a scrivere horror. E come nasce la storia a livello embrionale? Quando ti è venuta in mente? A livello embrionale, subito quando ho pensato di scrivere una storia del genere, mi sono venute in testa due personaggi, che era una bambina, tra cui nel libro che comunque ho pubblicato è rimasta, e poi una figura che inizialmente era più un mostro nell'aspetto, che cioè, ho modificato questo personaggio e l'ho fatto impeccabile nell'aspetto. È un mostro a livello mentale. Comportamentale. Chi è Albert? Albert è Albert è un uomo che ha vissuto una situazione traumatica. L'ha vissuta a suo modo. Ha reagito a suo modo, facendo del male agli altri, però questa è stata la sua reazione. Lui era un uomo, tra virgolette, normale, con sì. un vissuto normale sì. fino a un certo punto, perché gli viene spezzato il suo sogno d'amore. Esatto. La sua moglie incinta viene brutalmente uccisa da 4 malviventi, bruciata viva all'interno della loro casa, e qui Albert incomincia a creare un piano. Un piano di vendetta contro il mondo? Contro il mondo, sì. A un certo punto lui crede che sia Dio che gli dice: fai dell'uomo quello che vuoi perché è un essere malvagio. E lui ascolta questa sua voce interiore e fa un macello. Quindi lui all'apparenza è un uomo impeccabile, vive la sì, sua vita, ha sì. un'attività, esatto. ed è insospettabile. Esatto. Però comincia a mettere in atto un piano davvero diabolico, sì, macabro. Sì. Perché il canile? A un certo punto il titolo è venuto da sé, una volta che io ho sviluppato la trama. Il canile, perché comunque sia, lui tiene prigioniero questi neonati, li fa crescere dai cani appena nati,
Quindi questi neonati crescendo, non vedendo mai la luce del sole, non stando mai a contatto con l'uomo, crescono cani a tutti gli effetti. Questo, ecco perché il canile. Quindi crescono come delle bestie, Esatto. nemmeno come cani addomesticati, ma come lupi, un branco di lupi in mezzo alla foresta. Qual è stato dopo questa fase embrionale dei due personaggi, cosa ti ha ispirato poi a sviluppare la storia partendo dalla vendetta di Albert, l'ambientazione anche insospettabile, il fatto che lui avesse una doppia vita? Qual è stato, oltre quei due personaggi che hai visto, ti sei ispirato a qualcosa per quanto riguarda anche il modus operandi, ecco, di Se ti Albert? devo dire la verità, è stata una sfida con me stesso, nel senso che io dall'inizio della storia fino alla fine non ho preso spunti da nessun libro, da nessun film. Io ho Ti è voluto venuta fare una cosa fuori? di testa mia. Mi è riuscito. C'è un punto in cui, ovviamente lontano dalla trama, in cui ti riconosci in Albert. Sì, c'è una parte che per me è significativa a livello personale. È quando Albert esce dalla sua portafinestra per appunto uscire sopra il tetto di casa sua. Durante un'acquazzone, i fulmini che scendono e si mette a inveire contro Dio. E questo per me significa aprirmi al mondo, cercare di creare un mio futuro in questa roba. Avevi mai pensato che avresti scritto un libro e soprattutto un horror, visto che non ne sei particolarmente appassionato? No. Io un giorno qualunque ho pensato proviamoci, se va tutto Dopo questo horror c'è qualcos'altro che hai in mente di sì scrivere? Ti è finalmente scattata quella molla per dire ok, da questo vado. sì. Sto lavorando su un'altra mia storia fantasy questa volta. Cambiamo totalmente genere Sì, più o meno. ma io non voglio darmi l'etichetta di scrittore horror, io sono uno scrittore, punto. Sì, è fantasy, è medievale, però non voglio dire niente di che, non Lasciamo i voglio. puntini Ma sospensivi. esatto. Dedichi a qualcuno questa tua opera, indipendentemente dal contenuto? La dedichi a te stesso o a qualcuno che magari ti ha aiutato nella stesura? La dedico a me stesso, la dedico alle persone che hanno creduto in me, alle persone che mi vogliono bene, anche alla casa editrice, al signor Vito Pacelli che mi ha aiutato a realizzare un mio sogno. Un'ultima domanda, c'è stato un momento in cui ti sei trovato proprio soddisfatto di quello che avevi scritto, un punto in particolare in cui hai detto mi piace davvero? Dall'inizio fino alla fine. Io ho goduto praticamente ogni istante di questa storia. Fantastico. Quindi È stata una rivelazione, davvero. È una storia che merita tanto. Ne sono hai convinto. mai pensato che possa ma magari diventare una trasposizione cinematografica? Visto che mi dici che merita tanto. Sto puntando a quello. Sto puntando, vorrei arrivare a vederlo al cinema, perché merita davvero. Perché no? Allora noi ce lo auguriamo, ti faccio tanti in bocca al lupo e salutiamo Alessandro Piras, autore dell'horror, la sua opera prima, Il canile di Albert. Grazie mille a tutti.